Buonasera. Per sapere come sono andati innanzitutto i lavori del Parlamentino. Lavori del Parlamentino o sa lui, responsabile allora, del club? Parliamo con lui, prima una manchetta di toni dall'America. Renzi dice che servono anche atti violenti per cambiare questo paese in riferimento alla riforma del lavoro. Ma non servono atti violenti, servono atti utili e intelligenti soprattutto, e soprattutto bisogna portarli a termine. Vediamo se il Job Act, dopo tante riforme annunciate e lasciate a metà, dopo tanti annunci, adesso diventerà un provvedimento di legge. Per quanto riguarda Forza Italia, l'atteggiamento resta quello che utilizziamo per ogni provvedimento che il governo presenta alle Camere. Oggi sono stati presentati gli emendamenti, valuteremo quali sono stati presentati, chi li ha presentati, su quali il governo darà parere favorevole e su quali contrari, dopodiché decideremo cosa fare. Se il Job Act resterà nella sostanza quello che è oggi, o come speriamo noi migliora anche un pochino, noi saremo disponibili a votarlo. E se si parla di soccorso azzurro, vorrei tenere che teneste ben presente che il nostro soccorso azzurro è verso l'Italia, non certo verso il PD. Tutti gli atti che servono all'Italia noi li votiamo, se sono veramente atti che servono all'Italia. Se sono atti inutili, sono pubblicità o sono addirittura nocivi, votiamo contro. Sembra il modo di fare opposizione responsabile. Se dovesse arrivare effettivamente questo soccorso azzurro, poi si andrà al Quirinale, come annunciato anche proprio qua alla Camera. Guardi, francamente sono prerogative che non spettano a Giovanni Toti decidere cosa succede. Noi votiamo un provvedimento se lo riteniamo buono, non lo votiamo se lo riteniamo cattivo. Tutto quello che succede dopo ci riguarda marginalmente. Ma questo non potrebbe cambiare eventualmente la compagine della maggioranza e sarebbe un appoggio rilevante? Potrebbe venire a piovere, potremmo bagnarci, ma per il momento non sta piovendo. Quindi, al momento non sappiamo cosa sarà il Job Act. Sappiamo che c'è un provvedimento che nel suo complesso riteniamo arrivi troppo tardi, ma sia un passo utile per liberare il mercato del lavoro dai mille lacci e lacciuoli che lo tengono troppo stretto, quindi valuteremo con grande attenzione le prossime mosse del governo e della maggioranza. Il nostro atteggiamento è assolutamente laico ed è solamente per il bene del Paese che sta veramente messo male e ha bisogno della mano di tutti. Quindi se il governo e il Partito Democratico, che ne è maggior parte, cercherà un compromesso al ribasso per trovare il modo di tenere tutte insieme le sue mille correnti, componentine di cui è diviso come la vecchia Democrazia Cristiana, io credo che farà un pessimo lavoro per l'Italia. Se invece Matteo Renzi, come pare, come dalle sue dichiarazioni, ma non sempre come voi sapete le sue dichiarazioni fanno esattamente fede poi con quel che ne segue, andremo avanti sulla strada di un provvedimento del lavoro serio, autorevole e veramente liberale, non potrebbero mancare i voti di Forza Italia. Berlusconi e Simeone ha parlato di un grande rilancio di Forza Italia. Capito. Tutto siamo. Il rilancio di Forza Italia passa anche attraverso i club, io vi lascio. Toti, ma per quanto riguarda le votazioni sulla continua l'impasse in Parlamento, la nomina di Bruno resta un nome ancora. Guarda, io credo che i capigruppo siano riuniti in questi istanti per decidere il nuovo calendario. Oggi c'è stato un voto che è andato bene, dopo tante settimane vogliamo dirlo invece di partire da quello che è andato male. Oggi abbiamo eletto due membri del CSM, finalmente una telenovela che sembrava infinita è finita. Io credo che si possa trovare la stessa convergenza anche sulla Corte. C'è bisogno di qualche giorno di tempo per avviare delle consultazioni trasversali che tengano conto di tutte le sensibilità del gruppo. I capigruppo lo faranno e credo che arriveranno una soluzione nelle prossime ore. Io confido che dopo il CSM arrivi la Corte.